Proseguono in città gli incontri per informare gli elettori in previsione del prossimo appuntamento referendario. Anche la CGIL ha voluto promuovere un momento di riflessione sul tema cambiare la Costituzione tra dubbi e certezza, che si aggiunge alle altre iniziative messe in campo dal sindacato su un argomento importante della portata storica, qual è la riforma costituzionale che vedrà gli italiani alle urne il prossimo 4 dicembre. La CGIL, dopo un grande dibattito che ha fatto nei territori e anche a livello nazionale, lavorando sul merito e studiando sul merito della riforma, è arrivata con un ordine del giorno il 7 settembre a Roma per dire che la CGIL è per il no a questo tipo di riforma. Perché? Perché questo tipo di riforma non è vero, come dire, che snellisce le procedure. Non è vero che rende stabile. La Costituzione è un bene primario, la Costituzione è una legge che ha il senso di esprimere la società in cui si vive e la forza dei valori che ha la Costituzione non può essere legittimata o può essere utilizzata per legittimare un governo. Noi non diciamo che la Costituzione in alcune parti non va riformata, noi pensiamo che però questi 37 articoli, così come li ha modificati la riforma che andremo al referendum il 4 dicembre, non raggiunge determinato obiettivo. Ad entrare nel merito della riforma, Lirio Conti, giudice del Tribunale di Gela. Ma è difficile dirlo in estrema sintesi, io posso solo dire questo, che la scelta da un lato è quella di mantenere le cose con il sistema parlamentare che abbiamo in questo momento e con il sistema di rapporti tra regioni e Stato che abbiamo in questo momento, e dall'altra è quello di rendere le strutture istituzionali più agili nelle intenzioni del legislatore in maniera un po' diversa rispetto a quelle che sono state finora. Io l'invito che posso dare, soprattutto da magistrato, non intendo dire di votare sì o di votare no, quello che voglio dire è semplicemente che questi giorni dovrebbero essere utilizzati dai cittadini per avere maggiore consapevolezza e per capire bene di cosa stiamo parlando, al di là degli insulti e delle prese di posizione partigiane che purtroppo appaiono radicali in questo momento.